This is the future. The future. The future. Sotterranei pop. Alterazioni genetiche del suono. Su RLB. Sotterranei pop. Signore e signori, buonasera. Sono le 21 e 2 minuti di questo martedì 4 di giugno. Apriamo una nuova puntata di Sotterranei Pop, come sempre fino alle ore 22:30, in compagnia del sottoscritto e di Seno Sposato e di alcuni ospiti che sono già con noi e che fra poco introdurremo, perché avremo una bella chiacchierata con artista di casa nostra, possiamo dire così, lo potremo dire da qui a poco. Parleremo e sentiremo suonare Federico Cimini, che è venuto a trovarci qui in studio per presentare il suo album appena uscito per MK Records, un disco che si intitola L'importanza di chiamarsi Michele. Ci suoneranno alcune, perché non è da solo, è un cantautore autivico con band al seguito, quindi ci suoneranno anche in versione live acustica alcuni brani di questo album. Poi naturalmente parleremo in lungo e largo di questo disco. Vi ricordo comunque, come sempre, quelli che sono i nostri contatti: la nostra email sotterraneipop@rlb.it, il numero per gli sms che è già attivo 338 640 1940, e poi come sempre ci sono le nostre pagine Facebook, MySpace, il canale YouTube di Sotterranei Pop e quelli di RLB. Insomma, ci sono tantissimi modi per raggiungerci, come raccontiamo sempre sera dopo sera. Allora, prima di introdurre i nostri ospiti, facciamo partire la musica con un brano tratto dall'ultimo disco dei Perturbazione, che si intitola Musica X, e questa è La vita davanti. Buon ascolto. Non capisco come mai l'orologio segna sempre avanti, è per questo che noi due fianco a fianco diventiamo più grandi. Sono decisioni destabilizzanti, l'avventura, la carriera o cameriera, Londra nei ristoranti. Quando hai tutta la vita davanti, credi ancora nelle verità, nelle mezze bugie dei cantanti. Perché hai tutta la vita davanti, ogni scelta è un'opportunità, e al sapore di mille rimpianti, fino a che io e te. Apro gli occhi, eccoti qua, lascia perdere il giudizio degli altri, non c'è posto che ti va, se tu sogni gli orizzonti distanti, vincolata ai nomi dei ripensamenti, su chi sbaglia, sull'Italia, sui bisogni veramente importanti. Quando hai tutta la vita davanti, credi ancora nelle verità, nelle mezze
vita davanti per aprire questa puntata di Sotterranei Pop, che come dicevo ha come tema principale la musica di Federico Cimini, che è arrivato qui nei nostri studi perché in questi giorni è in tour promozionale in Calabria. Poi quando escono i dischi per MK Records, sapete che c'è questa bella abitudine che ha l'etichetta cosentina di presentare i dischi nelle librerie. Allora io do il benvenuto a Sotterranei Pop su RLB a Federico Cimini. Buonasera Federico, benvenuto. Grazie, grazie, ciao a tutti. Allora, disco d'esordio, vero? Questo, l'importanza di chiamarsi Michele, perché l'importanza di chiamarsi Michele e non Federico o Eliseno? Beh, proprio perché non, è difficile fare l'importanza di chiamarsi Eliseno, perché Michele, al contrario di Eliseno, è un nome molto ma molto utilizzato, per cui ho pensato nella mia utopia ideologica di portare avanti l'idea che ognuno di noi può essere un Michele come tanti e quindi riuscire ad accomunare più persone possibile. Ma non è una roba pubblicitaria, no, proprio perché non è il famoso intenditore, no, esatto, della pubblicità, esatto. Però no, esatto. Giustamente è un nome abbastanza comune, quindi riconoscibile. Allora, tu sei di San Lucido, quindi sei calabrese, ma sei l'ennesimo calabrese ti ha trapiantato a Bologna. Esatto, esatto. C'è qualche esempio, se non ricordo male. Sì, qualcuno che ogni tanto capita questa voglia di andare lontano e poi e fermarsi a Bologna. Sì. E poi sviluppare il proprio lato artistico in quella città, che sappiamo c'ha un sacco di opportunità e quindi dipende da quello, no? È vero, c'è tanta opportunità, tanta possibilità di fare esperienze di ogni tipo e quindi di certo ti lascia la possibilità di creare nella tua mente l'opportunità di scrivere. Ed è una cosa fantastica. E allora noi questa sera, per parlare del disco, abbiamo l'opportunità di sentire delle canzoni suonate in versione live. Innanzitutto tu non sei da solo, quindi non sei venuto solo voce e chitarra. Ahimè, no, io volevo venire da solo, però ho ricevuto pressioni alla fine, più che pressioni, vere e proprie minacce. Allora ho dovuto portare con me due dei miei tre musicisti, che sono Giorgio Minervino, che oggi suonerà per voi il mandolino. Buonasera. E poi c'è il cosentinissimo Ciccio Gonzo, che è conosciuto ai più di Cosenza. Ciao a tutti. E allora, quindi in versione chitarra, basso e mandolino, come sempre il batterista resta a casa. E beh, per forza. Per forza, purtroppo nelle versioni unplugged c'è questo piccolo problema. E allora io direi di iniziare subito ad ascoltare un brano. A te la cortesia, come sempre, di introdurre col titolo, perché ho visto che hai già fatto una scaletta, no? Sta lì da te, quindi siamo organizzatissimi e ti faccio ascoltare e vi faccio ascoltare il primo brano che è stato portato avanti come singolo, che è la parola più brutta del mondo, il singolo, però così lo chiamano, quindi vi faccio ascoltare Questo è il mio paese. Che cos'è che ti confonde questa crisi di valori di chi crede che le regole non siano dei signori, invece parlano davvero fino a farti stare male. Tu non puoi neanche decidere se vivere o morire. Quante macchine in centro che non fanno respirare, quante bambole in cortile il pervertito va a rubare. Lo straniero si comporta come fosse a casa sua, il tuo popolo lo sfrutta e muore nero l'imprenditoria. Ma la gente non lo sa, perché forse nessuno gli ha mai detto come stanno qui le cose, sprecato un po' di viaggio regalando meno spese. Questo è il mio paese, case aperte, porte chiuse. Questa notte Dio è scappato dalle chiese. Questo è il mio paese, notti piene di sorpresa.
mese il primo premio per chi arriva a fine mese. Giornale, mi ricordo che l'Italia è in mezzo al mare, ma il ministro condannato all'arresto domiciliare tranquillizza la sua gente che non è successo niente, è stata solo un'invenzione dei bastardi dell'opposizione che hanno modificato tutte le bandiere, dimenticando il rosso nelle teste anche nel cuore. Ma se il mondo ci va a rotoli, cosa c'entro io che non credo nei miracoli di un presidente Dio? Ma la gente non lo sa, perché forse nessuno gli ha mai detto come stanno qui le cose. Ha sprecato il suo di piatto regalando meno spese. Questo è il mio paese, case aperte, porte chiuse. Questa notte Dio è scappato dalle chiese. Questo è il mio paese, notti piene di sorprese. Il primo premio per chi arriva a fine mese. Questo è il mio paese, 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 la patria da 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 da. Era questo il mio paese. Questo è il mio paese, il mio piccolo applauso naturalmente che arriva anche da tutti i nostri radioascoltatori. Questo è il mio paese, il primo brano che è stato estratto, mettiamola così, così. Diciamo estratto che è più bello. È più bello, insomma, visto che il singolo suona un po' male, ma naturalmente è un brano che deve anche dare... così, un'immagine di questo prodotto, di questo Federico Cimini cantautore che si presenta appunto con questo album che ricordiamo, si intitola L'importanza di chiamarsi Michele. Allora Federico, partiamo da che tipo di influenze hai, perché nel modo di cantare, nelle tematiche, diciamo, tu arrivi già su un solco ben tracciato. Arrivo già mangiato, diciamo. Sì, beh, ovviamente le mie influenze sono quelle lì, intanto della musica italiana. Per quanto riguarda anche l'aspetto live, mi piace seguire molto una certa teatralità in quello che faccio sul palco, ovviamente. Ho ascoltato tanto Gaber, tanto De Gregori, e chi più, Daniele Silvestri, che è un mio mito. E quindi il panorama italiano, diciamo che l'ho mangiato tutto. Poi ovviamente so a quello la cosa a cui ti riferisci, che come tutti, soprattutto mi capita al nord, a Bologna, mi accostano a Rino Gaetano, ma ritengo che... perché sei calabrese, no? esatto fanno, cioè, l'associazione spontanea, sempre, sì. È quello che rispondo sempre a tutti quelli che me lo chiedono, è proprio la risposta che hai appena dato, è il fatto di essere calabresi, non tanto Rino Gaetano. E per fortuna abbiamo una grandissima base da cui attingere, che si rifà al sapore stesso della Calabria, non tanto al fatto che c'è stato un grande maestro come Rino Gaetano, ma c'era prima di Rino Gaetano, ad esempio, c'era un altro che gli somiglia molto, che è ancora vivo, adesso vive in Val d'Aosta, che si chiama Ugolino, che faceva musica negli anni 60 o 70 e che è difficile trovare ed ascoltare. Per poi citare anche i vari Brunori, Peppe Voltarelli e altri. Credo che siamo una piccola famiglia che piano piano cresciamo, cresce sempre di più. Senti, invece, per quello che riguarda i testi, che esperienze porti dentro queste tue canzoni, che hanno comunque
un lato molto, molto gioioso, no? Non sei, cioè, rifugi dal classico stereotipo del cantautore che deve essere un po' triste, sfigato in amore, no? Esatto. Forse anche per questo, diciamo, l'accostamento che fanno. Certo, certo, ci sta pure, le tematiche sono quelle di certo irriverenti. Una cosa che mi capita spesso è sempre uno stesso aneddoto che si ripete alle fermate alle varie stazioni dei treni. Mi chiedono: ah bello, quella è una chitarra, perché sto con la chitarra, e poi dico, a parte che non sia un fucile, sì, è una chitarra. E di che cosa fai? Io devo dire che sono cantautore, però devo sempre specificare, non sono uno di quei cantautori che tutti morimmo a stento, che lascia stare che è il grande De André, però molti cantautori che si vedono in giro a volte sono un po' tristi, diciamoci la verità. Nei miei testi cerco di portare intanto il vissuto, anche nell'album nuovo ricorrono spesso dei personaggi che di volta in volta si ripetono e vanno avanti le loro storie. Questi personaggi sono personaggi reali, un po' modificati, un po' storpiati, da cui ho voluto prendere una certa essenza, un certo messaggio, e ho voluto renderlo diretto al pubblico attraverso una canzone, esagerando un po' le loro caratteristiche, ma per dirla tutta esiste Michele, esiste Teresa, diversamente scomodo, il personaggio diversamente scomodo, esiste la gente che conta, e tutti i nomi delle varie tracce che compongono l'album. Vero, vero. Allora, noi fra poco abbiamo una pausa pubblicitaria, quindi poi facciamo così, rientreremo direttamente con una canzone suonata dal vivo, e continueremo naturalmente il discorso sulla musica di Federico Cimini, che è il nostro ospite questa sera e che, diciamo così, monopolizzerà tutta questa puntata di Sotterranei Pop, perché poi noi ce l'abbiamo a portata di mano, poi torna a Bologna e chissà come va, quando capiterà, cioè magari poi torna quando è famoso. Mi lascio noleggiare facilmente in genere, quindi. E allora ci fermiamo per la pubblicità, rientriamo fra meno di un minuto, quindi restate con noi, con noi c'è Federico Cimini, quindi una puntata da